19 anni, Daniele Jacoponi, a sorpresa sei arrivato al Parma, una sorpresa anche per te? Quando è arrivata l'offerta del Parma, ho accantonato tutte le altre e ho accettato subito perché per me è un onore stare qui, è una grande piazza e sono contentissimo di stare qua. Racconta un po' questa tua carriera, la vorrei definire strana, perché noi siamo abituati a 19enni come i nostri che arrivano dalla primavera. Tu invece hai fatto già una gavetta nei dilettanti abbastanza Sì, robusta. sì. L'altro anno di questo periodo passavo da una squadra di eccellenza a una di Serie D. E adesso mi alleno con Buffon, quindi diciamo ho fatto dei grandi passi. E niente, l'altro anno ho fatto metà anno in Serie D e metà anno in Serie C all'Arezzo. E ora sto qua a Parma. Adesso mi devi togliere una curiosità, però io sono andato a vedere i tuoi dati, tu in Serie C hai fatto un gol in 15 partite. Ci deve essere qualcos'altro che ha convinto gli scout del Parma a puntare su di te. Prova a raccontarti un po' come giocatore, che quali sono i tuoi punti di forza? Penso che il mio punto di forza maggiore sia la velocità e il dribbling. Sull'esterno riesco molte volte a saltare l'uomo, penso che è quella la dote migliore mia. E sei un destro che gioca a sinistra? Un destro che gioca a sinistra, ma posso anche giocare a destra oppure trequartista. E giocare nei dilettanti, che cosa ti ha dato in più rispetto magari a fare magari più il divo tra i tuoi coetanei? Giocare nei dilettanti per me penso mi ha costruito come giocatore, perché anche se i giocatori lì nei dilettanti non hanno fatto grandi carriere, ma anche non facendo grandi carriere hanno un'età che ti aiutano, ti danno molti consigli e per me è stato fondamentale anche giocare sui campi non proprio perfetti. Penso che mi sono fatto le ossa lì. Un tipo di giocatore come te credo che anche sul piano fisico si sia giovato di questo fatto, perché magari lì non si va tanto per il sottile come in certi tornei giovanili, no? No, lì, infatti ho capito subito com'è l'andazzo delle prime squadre, delle partite vere. Si fanno sentire molto i difensori e questo l'ho capito. Tu sei di Ostia, se non erro, e di fede giallorossa. Ti sei tatuato perfino il capitano su un polpaccio, non so, quindi ti porti dietro anche un bagaglio di sportivo tifoso, non solo di giocatore. Sì, vabbè, diciamo che Totti è il mio idolo, ma adesso penso solo a Parma e adesso tifo Parma. No, ma noi non vediamo l'ora che tu possa affrontare la Sì. Roma prossimamente. Non è... Ah. Vabbè, Prima sì, ci arriviamo, meglio è. certo, l'obiettivo è quello, cioè il mio sogno è esordire in Serie A e voglio arrivarci il prima possibile. Parlami un po' delle tue sensazioni in questi primi giorni, questa prima settimana di ritiro. Hai già parlato di Buffon, ma adesso è arrivato Puskas, insomma, ci sono tanti giocatori che hanno un nome, hanno una carriera, un carisma. Come ti sei trovato sia sul piano personale che su quello del lavoro? No, con i compagni bene, sono tutti giocatori che hanno avuto carriere bellissime e io li ammiro molto. E niente, mi sono trovato bene con tutti e sto facendo particolarmente amicizia con quelli della mia età, con quelli un po' più giovani. E niente, il mister ha le idee molto, molto chiare e sta a noi allenarsi e concentrarsi sugli allenamenti perché i risultati del lavoro arriveranno. Mi sembra che tu comunque possa partire avvantaggiato, ci hai definito un giocatore tecnico, mi pare che Maresca punti molto sulle qualità tecniche dei singoli, no? Sì, vabbè, la tecnica è fondamentale, però non so su chi vuole puntare, io sono a disposizione del mister e cerco di crescere il prima possibile per dare una mano alla squadra. La tua famiglia come è composta e come ha preso questa notizia di questo tuo arrivo al Parma? No, la mia famiglia è una famiglia normalissima, non dice do alto, però sì, sono rimasti tutti strafelici, sono un orgoglio per la mia famiglia e questa è la cosa più bella che ci possa essere.